Buonasera, è terminata da poco la partita del torneo di Sensible Soccer tra Croazia e Francia, che ha visto la compagine croata affermarsi per 21-16. Una partita emozionante al cardiopalma tra due squadre ben organizzate e ben allenate. Adesso trasmetteremo l'intervista con l'allenatore della Francia e un breve filmato della partita. Allora mister, un commento a caldo sulla partita. Beh, più che un commento a caldo io farei a freddo, visto che la partita, per come è finita, è stata una doccia gelata per tutti quanti. Il problema sono stati i portieri, che entrambi ci hanno deluso moltissimo. Nulla togliere all'avversario, che è stato bravissimo, impediva alla squadra di segnare mettendo un giocatore sulla linea di porta e riuscendo con i colpi di testa di scivolata a togliere la palla sulla riga. Devo dire che lì è bravura proprio. E è sembrato che la Croazia segnasse sempre con lo stesso schema, non ha trovato alternative per poterli bloccare? Possiamo dire che io ho provato a fare di modo che apparentemente mi sembrava che il 3-4-3 fosse quello migliore, che bloccava Zucker proprio da lì, ma non c'è stato niente da fare. In effetti li ha fatti quasi tutti in quel modo. Il portiere purtroppo, ripeto, ci ha messo di suo e abbiamo tentato con gli attaccanti, che tra l'altro sono molto forti, di recuperare questo difetto attaccando e segnando, ma non è stato sufficiente. Considerando poi che la Francia è partita molto bene, eravate in vantaggio anche di due reti. Diciamo che lui ha segnato subito, ma dopo abbiamo reagito benissimo e siamo riusciti ad andare appunto in vantaggio, e sembrava che la partita fosse molto equilibrata, finché purtroppo i giocatori hanno purtroppo avuto questo problema dietro in difesa, ci siamo un pochino abbattuti, però abbiamo cercato di recuperare nel secondo tempo. La partita è stata veramente molto intensa, perché come segnavamo pareggiavamo, e è andato avanti per molto così fino a tre quarti della partita. Poi che cosa è mancato? Sicuramente la concentrazione, che dopo una partita del genere da così tanti minuti la concentrazione cala a un certo punto, poi c'è anche il fattore fisico, i giocatori cominciano a stentare un pochettino. Non ho fatto sostituzioni perché purtroppo non avevo valenti alternative in panchina, e quindi purtroppo ho continuato a fare il gioco che stavo facendo, perché insomma rendeva rispetto alle altre amichevoli che ho avuto con Spacek, che ha dilagato, tenevo testa. Poi ho cambiato anche il modulo tattico, visto che comunque sembrava quasi che, recuperando un pochettino col modulo 4-3-3, ho provato così, ma a quel punto mi sono accorto che bucava ancora di più nelle retrovie. A quel punto ho provato a mettere anche il modulo difesa, lasciandolo come anche basta. In prospettiva futura di una eventuale altra finale, alternative valide, ad esempio uno schema di gioco adeguato a questo tipo di squadra? Purtroppo no, ma diciamo che mi è stato proposto dall'Italia di andare a allenare la squadra. In effetti io con dei portieri così non posso andare molto avanti. Ho provato già con l'Italia a fare un amichevole con Spacek, in effetti la cosa è stata estremamente più equilibrata. Quindi la vedremo tra breve sulla panchina azzurra? Sì, diciamo che per il prossimo torneo penso che l'Italia sarà la mia squadra, che andrà a giocare contro grandi campioni del calibro di Spacek e tanti altri che ho incontrato durante il torneo, che mi hanno fatto veramente sudare. Ok, bocca al lupo allora per la sua prossima avventura, sperando che la prossima intervista sia per commentare una vittoria. Vi ringrazio, crepi il lupo, e un augurio a tutti quanti per il prossimo torneo. Vi auguro di passare adesso questi tempi per rilassare i giocatori e rilassare anche la mente, perché ce ne vuole dopo un intenso torneo in questa portata. Grazie e buon divertimento.